vado qui a salutare Alessandro Di Battista. È collegato con noi Alessandro Di Battista? Ce l'abbiamo? Sì. Sì, la voce la sento, credo di eccolo sì. Qua. Eccola qua, buonasera Alessandro Di Battista. Buonasera a lei e anche a tutti i telespettatori. E tutti i telespettatori, e facciamo entrare anche Alessandro De Angelis dell'Huffington Post. E teniamo sempre lì Gomez, perché... Dove sta Di Battista? A Sassuolo. A Sassuolo. Sta facendo campagna elettorale. Abbiamo lasciato in campagna e si è spostato a Sassuolo. Finito. Sì, ho fatto un bel comizio. Faceva molto freddo in piazza, ma c'era tanta gente. E domani sarò a Rignano sull'Arno a fare un comizio elettorale. Dopodomani a Laterina, nella terra della Boschi. Pensavo di trovarla lì, ma invece l'hanno vestita da Heidi, l'hanno spedita a Bolzano e sta facendo ciao alle caprette e ai risparmiatori di Banca Etruria. Va bene, ok. Senta, allora, oggi voi avete presentato ufficialmente, però sono usciti molti nomi che... Ma perché lo vedo tutto tagliato Di Battista? Lo vedo solo io, inquadrato... Ah no, ecco, inquadrato bene, benissimo. La vedevo per metà, hanno tagliato metà Di Battista, invece adesso la vedo a figura giusta. Dico, voi avete presentato la lista dei ministri, l'avete inviata per email a Mattarella e poi molti nomi sono comunque usciti fuori, insomma sono stati resi noti sia da Di Maio che da indiscrezioni giornalistiche. Ma perché avete voluto salire al colle qualche giorno fa per anticipare, non al Presidente della Repubblica che non poteva ricevervi, questi nomi? Oggi Gentiloni ha detto è la prima volta che si costituisce un governo ombra prima delle elezioni. Come risponde? Questo non è bianco un governo ombra, è una scelta di ministri a luce del sole. È ovvio che noi la Costituzione la conosciamo molto bene, sappiamo perfettamente che il Presidente del Consiglio incaricato farà una proposta appunto al Presidente della Repubblica e poi la nomina spetta al Presidente della Repubblica. Ciò nonostante vogliamo essere trasparenti con i cittadini e quindi vogliamo dire a tutti i cittadini che qualora il Movimento 5 Stelle dovesse ricevere l'incarico di governo da parte del Presidente della Repubblica, proporrà al Presidente della Repubblica questi nomi. È un bel segnale, stiamo facendo sul serio, Bianca, siamo molto alti, non parlo di sondaggi, io dico che... Sono molto molto fiducioso, sto a Sassuolo, terra un tempo del Partito Democratico e oggi è difficile fare campagne elettorali in piazza per il Partito Democratico dopo aver distrutto i diritti dei lavoratori ancora di più di quanto non avesse fatto in precedenza il centrodestra. Io vedo il Partito Democratico ai minimi storici, sotto al 20%, e dico chiaramente, anche da ex elettore del Partito Democratico, oggi io non neanche chiedo il voto al Movimento 5 Stelle, io chiedo sempre partecipazione, ma oggi votare Partito Democratico significa votare Berlusconi, Va oggi bene. Votare Partito Democratico significa votare un soggetto che ha finanziato Cosa Nostra. Va bene. Diteglielo alla Meloni, perché lei c'ha nel Pantheon Bianca, lei c'ha nel Pantheon Paolo Borsellino. Scusi. Partito Democratico? Perché già stanno d'accordo, perché l'inciuccio già l'hanno fatto, vabbè, perché sono d'accordo da sempre. Questa è una sua perché sono la stessa cosa. Va bene, questa è una sua è comprovata, Bianca, è comprovata dai fatti, da quel che ho visto questi 5 anni in Parlamento. Ah, vabbè, votato assieme, per esempio, la legge Fornero, da essere d'accordo sulla privatizzazione dello Stato, da essere d'accordo anche sulla, diciamo, distruzione della scuola pubblica. Pensate alle leggi del centrodestra e alla buona scuola. Da essere d'accordo... Va bene. Adesso... Alessandro, finisco un attimo. Per essere d'accordo anche su missioni internazionali di guerra e di invasione come quelle in Afghanistan mascherata da missioni di pace. Io noto questo e non ne ho... E hanno votato insieme su una serie di cose. Adesso invece si impegnano, almeno a parole, ad avere due governi separati e a non... D'altra parte pure voi, se non riuscirete, cosa che sembra difficile, ad arrivare al 40%, se volete governare dovete trovare, come dire, delle maggioranze in Parlamento, perché da soli non ce la farete. Allora, sicuri che basterà un accordo di programma per poter andare avanti? Perché dovrebbero accettare il vostro programma senza, come dire, metterci, senza la possibilità di un compromesso, perché così si fa quando si vanno a fare poi degli accordi con altri partiti? Qualora dovessimo ricevere l'incarico di governo, come vuole la Costituzione, chiaramente ci presenteremo alle Camere e cercheremo
convergenze sui temi, una sorta di contratto su determinati temi scritti, perché ci interessano le soluzioni. Dato Bianca che io leggo nel programma della Meloni l'innalzamento delle pensioni minime, come nel programma diciamo della sinistra, anche se sia Bersani che Meloni hanno votato la legge Fornero, io magari proporrò in Parlamento l'innalzamento delle pensioni minime, vedremo chi ci starà, però tutto alla luce del sole, non spartizioni di poltrone, potere, ma un programma e delle soluzioni. Vedremo, fatto sta, che vi dico che il Movimento 5 Stelle è molto molto alto, io me ne accorgo, poi mi sbaglierò, speriamo di no, però io sto sentendo un grande consenso intorno al Movimento 5 Stelle, oggi ho chiamato Luigi e gliel'ho detto dopo il comizio a Sassuolo, gli ho detto guarda Luigi che siamo alti, che abbiamo fatto un grande lavoro, insistiamo su questa strada perché stiamo facendo sul serio e i cittadini se ne stanno rendendo conto. Benissimo. Allora... Però una domanda secca, l'incarico di governo di Battista non è la medaglia a chi arriva prima, è l'incarico a chi in Parlamento può avere una maggioranza. La domanda è questa, voi mettete in conto che l'incarico di governo non possa andare a Luigi Di Maio o se arrivate primo o se non viene data a Luigi Di Maio lei lo considera un golpe, la vedremo davanti alla, in piazza davanti al Parlamento? No, no, Alessandro, io non è che posso decidere, non è che sto nella testa del Presidente della Repubblica. Sulla base dei risultati che ci saranno tra qualche giorno si valuterà e valuterà pure le scelte del Presidente della Repubblica. È evidente che sarà tutto relativo ai risultati elettorali. E di conseguenza, io posso dire di essere fiducioso. E di conseguenza la squadra che avete presentato oggi, che secondo me è legittima, non è scandaloso dire se vinciamo noi, noi vogliamo questi nomi, però nel momento in cui voi vi confrontate con gli altri... Alcuni di questi nomi inevitabilmente vanno in discussione, cioè io che sono un altro partito dico va bene, facciamo un governo assieme, quindi anch'io ho delle personalità che, di cui tu devi tenere conto, no? Cioè, però Alessandro, queste personalità, come hai visto, noi reputiamo appunto siano patrimonio del Paese, sono persone estremamente competenti, Costa si è occupato appunto di reati ambientali e di terra dei fuochi ed era apprezzato da tutti, poi ora ci mette la faccia col Movimento 5 Stelle, iniziano ad attaccarlo, ho letto un articolo del giornale che metteva di Berlusconi in discussione l'esistenza della terra dei fuochi dicendo che si trattava di una fake news, cioè i morti di tumore, i malati per colpa della camorra e della politica corrotta sono una fake news. Se volete fare il governo con gli altri, non gli potete dire prendevo lasciare, nessuno vi vota la fiducia in bianco. Alessandro, noi abbiamo questo step, questa è la nostra strada. Qualora dovessimo ricevere l'incarico di governo avremmo per la prima volta politicamente il coltello dalla parte del manico. Quindi presenteremo questi nomi al Presidente della Repubblica, chiaramente decide il Presidente della Repubblica, però siamo convinti che con questa forza, questa determinazione, i punti programmatici, le nostre idee, la banca pubblica di investimento, il reddito di cittadinanza, una vera legge anticorruzione, la risoluzione del conflitto di interesse, presentare proposte del genere di fronte al Paese intero con il coltello politicamente dalla parte del manico, però se non in un certo l'incarico senso, a Di Maio ci darà ancora più consenso e creerà, Alessandro, ancora più pressione nei confronti delle forze politiche che verranno messe con le spalle al muro anche dagli stessi cittadini elettori che li hanno votati e che gli diranno guarda che questi del 5 Stelle dicono che vogliono fare delle cose che noi stessi abbiamo portato nel nostro programma. Perché non ci stiamo? Ma scusi Di Battista, ma Mattarella l'incarico lo darà a chi potrà costituire una maggioranza parlamentare, perché se poi uno non può costituire una maggioranza parlamentare che, sulla quale si dovrà basare il nuovo esecutivo, anche se voi doveste essere il primo partito, poi alla fine andrete, proverete a costituire una maggioranza parlamentare, se non ci riuscirete poi verrà data a qualcun altro. Così funziona. Questo, Bianca, ma questo è normale, questo infatti vedremo. Io sono convinto che poi, riuscendo anche a parlare di proposte, di quello che vogliamo fare, il consenso del Movimento 5 Stelle crescerà. Oggi è uscita, Bianca, Alessandro, non so se l'avete vista. Stiamo parlando dentro il Parlamento, non nel Paese. Cioè voi andrete davanti al Parlamento dicendo questi sono i nostri ministri, chi ci sta, ci sta. Secondo lei tutti ci staranno? No, le dicevo che da qui alle elezioni, dato che manca ancora qualche giorno e ci stanno tanti cittadini indecisi, qualora riuscissimo anche a parlare di proposte e di soluzioni che noi abbiamo in programma, siamo convinti che il Movimento 5 Stelle crescerà ancora di più e siamo già molto forti. Appunto, sulla base di un consenso, sulla base dei risultati, chiaramente poi ci conteremo le altre forze politiche dal punto di vista numerico, ci presenteremo
dando un messaggio molto chiaro a tutte le forze politiche e chiaramente, qualora dovessimo trovare una convergenza sui temi, magari il Presidente della Repubblica ci darà l'incarico, ma io non è che sto nella testa del Presidente della Repubblica, questo lo deciderà Mattarella. Ovviamente, se il 5 Stelle dovesse sfondare il 35%, le possibilità di avere l'incarico di governo sarebbero molto, molto più consistenti. Mi spiego, per quello vorrei anche parlare di quelle che sono le nostre proposte e soluzioni, perché oggi è uscita, Bianca, la quarta puntata di fanpage dell'inchiesta e una tizia, la cui assistente tra l'altro è latitante, colei che riceve il camorrista, colei che inizia a fare dei traffici per degli affari al nord di gestione dei rifiuti, dice, intercettata nell'inchiesta, sbrighiamoci perché qua o arriva un Cacciari, si riferiva al sindaco di Venezia, diciamo a Venezia, o arrivano i 5 Stelle e qui è finita la pacchia, noi la smettiamo di fare affari illeciti sullo sversamento di rifiuti che producono cancro, cioè a noi le patenti di onestà, di legalità, di voglia di cambiamento, di gestione alternativa ai rifiuti, ce le danno coloro che si sono intascati denari e hanno sotterrato rifiuti tossici sotto casa nostra. Cacciari, vede che se riusciamo a parlare di temi, magari il consenso del movimento cresce ancora. Cacciari come arriva lì è un po' complicato capirlo, però comunque è un nome, diciamo, Cacciari. No, Cacciari si intendeva no, non so se mi sono spiegato. Ma Massimo, questi hanno detto qualora tornasse Cacciari, cioè era un complimento a Cacciari. No, Massimo Cacciari, stiamo parlando di Massimo Cacciari, no? È una persona per bene. Sì, certo che lo è, figura assolutamente, nessuno sa decepire, è stato anche un bravissimo sindaco Cacciari, assolutamente. Ma non tornasse dove? A Venezia, perché eventualmente Cacciari torna a Venezia, non è sì, che sì. Guardate questa puntata, è clamorosa. Allora, è clamorosa. Adesso questa la vedremo, cioè, dicono, ma non l'abbiamo ancora. Occhio, vista. Sbrighiamoci a fare affari illeciti, perché se arriva il 5 Stelle o un Cacciari in questo senso, cioè delle persone per bene, qui la pacchia è finita. È lo stesso timore e terrore che hanno i partiti politici, pronti a unirsi tutti quanti, compreso Maroni, perché c'è una Lega maroniana, una parte già d'accordo con il Partito Democratico e Forza Italia, che sono così terrorizzati dalla possibilità di un governo del 5 Stelle capace di intervenire su vitalizi, su maxi costi, su conflitto interessi, su anticorruzione, che cercano di spaventare il popolo italiano, ma non ci riescono. Benissimo, vediamo. Allora, Alessandro Di Battista, poi le farò sentire anche la voce dei lavoratori italiani. Lei si sente di impegnarsi perché in Italia, così come esiste peraltro in Francia, perché nel vostro programma, almeno che io abbia visto, non c'è, mi può essere sfuggito naturalmente, si arrivi a una normativa che, non dico impedisca la delocalizzazione perché è impossibile, ma perlomeno, come dire, penalizzi chi, come in questo caso, ha ricevuto aiuti ingenti di Stato, poi prende e se ne va a investire laddove la manodopera, come abbiamo sentito, costa pochissimo, senza preoccuparsi di niente, perché in Francia è vero che tu puoi delocalizzare, però devi trovare un compratore, puoi essere soggetto a multe, perché appunto possono essere richiesti indietro gli aiuti di Stato. Ecco, vi sentite riprendere questo impegno importante? Bianco, onestamente però questo già fa parte del programma dei 5 Stelle, ne parlammo proprio assieme quando venni ospite alla sua trasmissione pomeridiana, dissi proprio questo. Con il Movimento 5 Stelle al governo, le imprese che hanno ottenuto dei finanziamenti da parte dello Stato intendono delocalizzare, prima di delocalizzare devono restituire fino all'ultimo centesimo. Punto. Così ci si comporta in una società dove noi riteniamo debba esserci il primato della politica sulla finanza e sia lo Stato anche in un certo senso appunto a regolamentare certe storture della globalizzazione, perché queste sono le storture di un libero mercato che libero non è. Pensate addirittura la storia, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, dei pomodori Pachino del Camerun in Sicilia, che arrivano magari di bassa qualità, perché magari in Camerun si hanno delle condizioni lavorative più basse delle nostre. Vedete come è avvenuto, cosa è stato fatto in questi anni? Anziché proteggere i nostri prodotti, i nostri lavoratori, le nostre imprese, l'idea è, per essere competitivi, abbassare i salari dei nostri lavoratori. Ma così l'Italia morirà. E allora, le dico un'altra cosa in più anche che è interessante dal punto di vista politico. Me la dice senz'altro, però dopo la pubblicità, perché dobbiamo andare adesso obbligatoriamente prima delle 11 in pubblicità, ci rivediamo. Alba, dalla fabbrica. L'Europa non può permettersi che un'azienda, una multinazionale, chiuda e abbandoni un territorio senza risponderne. Per salvare il lavoro ce la mettiamo tutta. Io lavoro da 22 anni a Lembraco. Essendo da solo
non avendo più lo stipendio non saprei più come andare avanti. Agli slovacchi abbiamo fatto scuola noi, per loro ci sono i soldi, hanno avuto lo stipendio, assumono. Io mi aspetto da un momento all'altro ci dicano di stare a casa. L'azienda non vi ha detto se qualcuno è disposto a lavorare, andare a lavorare in Slovacchia? No. Ci hanno dato quella comunicazione il 26 di ottobre e poi bon. Noi con l'azienda sono spariti. Sono spariti proprio. Magari si apre qualcosa agli ultimi giorni. Uno spera fino alla fine. Allora, Alessandro Di Battista, lei che cosa gli sente di dire a questi lavoratori? Innanzitutto io sono andata ad incontrarli, ho fatto un comizio a Chieri, ma il pomeriggio mi hanno chiamato loro. Calenda mi diede pure del cialtrone perché andai davanti alla fabbrica e tra l'altro mi chiamarono gli operai. E quello che gli ho detto appunto è quello che ho detto poc'anzi a lei, che con un governo del Movimento 5 Stelle, prima di delocalizzare, appunto, qualora dovessimo avere la maggioranza e far passare una legge, coloro che hanno ottenuto finanziamenti pubblici dovranno restituirli. Però penso anche un'altra cosa. Anche se questo dobbiamo dire l'embraco, non ferma la delocalizzazione, purtroppo. Diciamo. Infatti, dipende, magari qualcuno ci penserebbe due o tre volte prima di delocalizzare, qualora dovesse restituire 60 milioni di euro. C'è un evidente problema anche europeo, perché i paesi come la Slovacchia ricevono una quantità enorme di soldi per la cooperazione e lo sviluppo. Quindi il punto sarebbe capire quello che voi fate in Europa e poi di concreto, specifico, quello che fate in Italia come politica industriale, perché a meno che non date il reddito di cittadinanza a tutti, diciamo, i lavoratori che vengono licenziati, ma la vedo un po' complesso per le casse dello Stato. Allora, posso arrivare dal punto di vista dello sviluppo economico e appunto del piano, diciamo, di rilancio occupazionale ed economico del Paese tra un attimo. Però una cosa per me deve essere chiara, l'Embraco non è una fabbrica, un'impresa in crisi perché non vi è mercato. I lavoratori sono altamente qualificati, come dicono loro, sono loro che hanno formato i lavoratori in Slovacchia. Il prodotto che produce l'Embraco è assolutamente, diciamo, vendibile in Italia. La verità è che i patron vogliono delocalizzare per fare più profitti. Io credo, e questo è qualcosa di politico, la mia convinzione, sono le mie idee, che un ministro dello sviluppo economico oggi dovrebbe anche valutare caso per caso, soprattutto per quanto riguarda delle imprese non in crisi come l'Embraco, la possibilità di favorire l'entrata dei lavoratori nella gestione dell'impresa stessa. Io ci credo moltissimo in questo, ci ho sempre creduto e penso che oggi sia tempo di rilanciare un'idea del genere. Anche per quel che concerne le misure economiche del movimento, noi crediamo che... Non è una noi crediamo, Bianca... No, prego, perché no, noi certo, l'abbiamo fatto... No, lo dico perché noi la scorsa settimana abbiamo sentito i lavoratori dell'Embraco col ministro dello sviluppo economico Calenda, sempre qui a Carta Bianca. E anzi, lui ci ha parlato direttamente dicendo che si sta impegnando ma che non può ancora dare naturalmente nessuna risposta certa e definitiva, e loro anche sembravano molto fiduciosi rispetto, come dire, all'impegno che c'era di Calenda nei confronti di questa vertenza. Quindi vediamo, speriamo come andrà a finire. Andiamo avanti, così vediamo anche dei punti del vostro programma. Noi abbiamo presentato il piano per la creazione di una banca pubblica di investimento su un modello tedesco a sostegno delle imprese, questo per sostenere appunto le imprese private italiane, a cominciare dalla piccola e media impresa. Due, riteniamo che intervenendo sui conflitti di interesse che non riguardano soltanto Berlusconi e le televisioni, ma tantissime diciamo, dinamiche e tematiche del nostro Paese, questo prevederà la creazione di posti di lavoro, perché risolvere il conflitto di interessi prevede di fatto la sottrazione di potere eccessivamente accentrato in poche mani. Riteniamo che aggredendo la corruzione si potranno ritrovare delle risorse da investire dove servono. Riteniamo che investendo in un piano energetico nazionale per uscire dalle fonti fossili e lavorare sull'ambiente e sulle energie rinnovabili produca posti di lavoro, non soltanto una qualità della vita. Come vede, queste sono tutte delle leggi, tutte delle proposte che noi abbiamo la possibilità di avanzare, perché non abbiamo conflitti di interessi con qualche petroliere, con qualcuno che ha conflitti di interesse, o anche con qualche corrotto che vuole evitare l'approvazione di una legge anticorruzione. Però qui abbiamo un problema anche rispetto alle proposte del Movimento 5 Stelle, come rispetto alle proposte di tutti, anche drammatico di copertura. Qua c'è un problema di coperture. Di Battista, voi, il vostro programma, hanno fatto vari studi, il Sole, Perotti, eccetera, costa circa 80 miliardi l'anno, cioè quanto sono costate le ultime tre finanziarie messe assieme. Voi nell'ordine promettete
meno tasse, più pensioni, il reddito di cittadinanza che da solo costa 17 miliardi. Ora, ammesso e non concesso che riuscirete mai a farlo, tutto questo come lo conciliate col fatto che va tirato giù il debito pubblico, come voi dite? Perché credo che neanche con la bacchetta magica si possa spendere 80 miliardi e tirare giù il debito pubblico. Sì, veramente, neanche Berlusconi. Alessandro. No, la bacchetta magica che Berlusconi ha detto che ha. Berlusconi, lasciatelo da parte, la credibilità è zero, lo sto dicendo, non ci sta neanche più con la testa, confonde lire con sesterzi, bagliocchi romani ed euro, non c'è più. Andiamo alle coperture. Ok, la copertura, non è, Alessandro, non è che un governo fa tutto nella prima settimana, giusto? Giusto. Noi riteniamo che, per esempio, dando un reddito di cittadinanza, si creeranno posti di lavoro e si rimetterà in circolo l'economia. Perché per noi è una manovra economica. Questo è un auspicio, le coperture non sul reddito di cittadinanza, come lei sa. Questo è un auspicio vostro. Posso però finire? Sì, 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 vabbè, ma... Posso finire? I soldi ci sono. Io ho visto quest'anno trovare 20 miliardi di euro a debito da Gentiloni per intervenire sulle banche. 5 sono finiti a Intesa San Paolo, che si è beccata due banchette veneta, un euro entrambe. E il reddito di cittadinanza costa 18 miliardi. Noi abbiamo individuato le coperture, tra cui una è anche l'innalzamento della tassazione sul gioco d'azzardo. Intanto fa il reddito di cittadinanza. Nel frattempo porti avanti anche delle misure che sono a costo zero. Una vera legge anticorruzione o risolvere il conflitto di interessi non è che necessiti di quali coperture finanziarie, però questo per noi, riteniamo, questa è la nostra responsabilità politica, possa anche mettere in circolo l'economia, creando nuovi posti di lavoro, e nel momento in cui si creeranno nuovi posti di lavoro ci saranno più cittadini che lavoreranno, il PIL sale e si riesce poi ad intervenire su altre cose. L'essenziale è partire. Alessandro, la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Va bene. A governare questo paese per noi sarà, lo dico, difficilissimo. Ma no, non ho mai voi, pensato che sarà una passeggiata di salute. Per tutti. Sì, però sarà. Bianca, gli altri l'hanno governato e oggi dicono di voler fare quello che non hanno fatto in precedenza. Quello dice di togliere il canone e ce l'ha messa in bolletta. Quell'altro vuole intervenire sulla legge Fornero e l'ha votata. E basta. Allora, noi vogliamo un'opportunità. Se poi i cittadini vogliono riaffidarsi agli stessi, avanti, però chi è causa del suo male pianga se stesso, perché io degli italiani che si lamentano ogni giorno, però poi rivotano gli stessi, basta, non se ne può più. Per cui dico che gli italiani detto, si devono assumere le loro responsabilità. No, dico, non gliela dice come? Più quella parolaccia che le ha detto una volta agli italiani. Ma il mio pensiero che è sono che rincoglioniti. È troppo comoda prendersela solo con la politica corrotta e la mala politica. Vabbè. Gli italiani devono capire che i diritti non ci cadono dal cielo, ma ci dobbiamo andare a conquistare giorno dopo giorno con la partecipazione alla vita politica e anche con l'educazione alla legalità. Vabbè. Perché la giustizia. Legalità porta lavoro, però, porta giustizia. La legalità, oltre ad essere etica, bella, riesce anche ad essere produttiva. Quando è che sono ricoglioniti? Quando non votano per il Movimento 5 Stelle? Quando è? No. Io non ho detto questo. Non ho detto questo, mai. Ognuno voterà quel che vuole. Posso dire oggi, Bianca, che coloro che pensano di fare un torto al sistema non andando al voto, in realtà fanno un favore al sistema dei partiti, perché i partiti, una parte di voto anche controllato, alcuni clientelare, lo sa bene Alessandro che ha fatto delle inchieste importanti in Campania e conosce bene gli esperti di voto clientelare, di fritture di pesce, di frittura di pesce crazia, i partiti questo voto clientelare un po' ce l'hanno, per cui andando al voto e più persone andranno al voto, più si ridurrà l'impatto, la potenza, la forza del voto controllato sul, diciamo, il voto generale. Per cui votate quello che vi pare, ma andate al voto, perché andare al voto non significa soltanto fare il proprio dovere, ma anche combattere per questo paese. Io lo sto facendo da non candidato. Senta, Alessandro Di Battista, volevo fare veramente altre due domande e poi chiudiamo. Intanto, per esempio, sul vincolo di mandato, cui voi tenete moltissimo, e che potrebbe tra l'altro riguardarvi direttamente, visto che entrerete in Parlamento con 14, credo più o meno, se non mi sbaglio, che in teoria dovrebbero subito lasciare, dovrebbero subito andarsene, ammesso che spontaneamente, come dire, si dimettano e che il Parlamento accetti le loro dimissioni, sul vincolo di mandato potreste trovare un accordo per votarlo con Silvio Berlusconi, perché anche lui dice essere favorevole al vincolo di mandato. Sì, Berlusconi, Bianca, siccome ripeto, è una riforma costituzionale, uno che parla... Bianca parla di vincolo di mandato quando è stato il maestro della compravendita, diciamo, politica dei parlamentari, ma su via, ma ripeto, io ho una mia dignità, io non commento ciò che dice Berlusconi, dico che noi dobbiamo...
appunto inserire il vincolo di mandato, perché quando i padri costituenti hanno scritto la Costituzione mica immaginavano diciamo, il mercato delle vacche attuale del Parlamento. Alessandro sa quanti voltagabbana ci sono stati. In questa legislatura alla Camera il primo gruppo parlamentare era il PD, anche se ha preso meno voti del Movimento 5 Stelle, ma hanno avuto più parlamentari grazie al premio di maggioranza della legge elettorale incostituzionale. Pensate la truffa democratica. Il secondo era il Movimento, il terzo il gruppo misto. Ma chi l'ha votato il gruppo misto? Ma che sulla scheda elettorale c'è scritto gruppo misto e le persone mettono una X, fermo restando che ormai per loro la democrazia è mettere una X e basta. Neppure possiamo scrivere un nome e un cognome. Per loro, loro ci trattano, noi cittadini, come analfabeti della democrazia, mettiamo una X. Quindi, per noi, questa è la nostra proposta, se un politico entra e si pente del partito politico, della forza politica con la quale è stato eletto e si vuole allontanare, ha tutto il diritto. Io si dimette e si fa leggere con gli altri il turno successivo. No, che passa che... Sì, però ci vuole un cambiamento della Costituzione. Io sa che le dico che secondo me andrebbe tenuta la Costituzione, va bene così com'è. Se i partiti funzionassero, tutti questi trasformismi magari non ci sarebbero. Ora voi, come diceva Bianca, avete già ingrossato le file del prossimo gruppo misto, perché una decina di persone. Lei ci mette davvero la mano sul fuoco che non ne esce un altro, che voi che scoprite che non ha pagato un rimborso, che ha iscritto un altro partito, che era massone e che quindi se ne scappa e va a un altro partito? Cioè, che garanzie date dopo che abbiamo visto X casi? Allora Alessandro, a parte io credo che saranno molti meno gli eletti, lo vedremo tra qualche giorno. Ciò nonostante, io sono molto sincero. Se fossimo sempre sicuri delle persone che abbiamo davanti, neppure il divorzio esisterebbe in un certo senso. Quello di cui io sono sicuro sono le regole interne del Movimento. Noi abbiamo presentato 630 candidati, qualche candidato si è scoperto dopo appunto non avere le carte in regola per essere del Movimento, è vero. Noi interveniamo e siamo disposti anche a perdere qualche parlamentare, ma a mantenere questa coerenza, a mantenere la barra dritta, piuttosto quello che fanno i partiti politici che diciamo, accolgono portatori di voti. Alessandro, quest'anno, in questa legislatura, a me è capitato di incontrare personaggi che venivano a me e mi dicevano: Di Battista, ho 400 voti, mi candidi? Appena una persona mi diceva questo, io la cacciavo. Bene. Perché che significa che hai 400 voti? Certo. Ce ne dovresti avere uno. Certo. Nei partiti politici vengono accolti, è questa la differenza. Grazie, grazie Alessandro Di Battista, grazie per essere stato con noi. Buona campagna elettorale, ormai siamo quasi agli sgoccioli, come sapete, gli ultimi 3 giorni e noi...